Sono il dottor Ciamchila. Sono qui per far brillare i vostri denti. Li renderò gialli e scintillanti. Non ho capito, dottor Ciamchila. Noi cerchiamo di avere sempre denti bianchi e splendenti. Mi dica, perché ha detto che renderà i nostri denti gialli? Ottima domanda. Il vero splendore non sono i denti bianchi, ma sono quelli fatti d'oro. Sostituirò i vostri denti con questi e il vostro sorriso splenderà sempre di più. Cosa? Denti d'oro? Anche gratis? Gratis, gratis! Signore, il controllo è gratuito. Ma i denti d'oro costano soltanto $100. Prego, si accomodi. Ah, denti d'oro, $100? Solo $100? Zitto e non parlare, eh? Tutti i miei 32 denti sono da cambiare. Prendeli tutti, eh? No, non funziona proprio così. Devo prima sottoporla a ben 3 test. Il primo è quello della mela. Poi c'è il test della canna da zucchero. E infine c'è l'ultimo, il test della noce. Una cosa semplice, si fidi. Signor Ballà, non penso che sia una buona idea. I denti veri restano sempre migliori. Batigia, io prendo tutto quando è gratis e sono libero di scegliere. Ehi, Batigia, il segreto di una buona salute è avere dei denti sani. Io lo faccio il test. Dicono che una mela al giorno toglie il medico di turno. I suoi denti sono messi molto male. Vanno subito curati e sostituiti. Eccolo qui, un dente estratto. Dia un morso alla canna da zucchero, dai! Oh, mi piace il succo da canna da zucchero, ma non la canna da mandorle! Credo che anche tu abbia bisogno di un buon controllo. No, io oggi non posso, ho del lavoro da fare, ok? Secondo me c'è qualcosa sotto. Oggi avete denti forti e anche splendenti. Magnifici, invidiabili. Che creduloni. Questo materiale in realtà non è vero oro. Il mio piano